È possibile sfruttare il super bonus del 110% e trasformare la tua casa in 100% elettrica? Certo, oggi ti porterò in cantiere e vedremo passo passo come fare. Se non l'hai ancora fatto, però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, bentrovato oggi in cantiere. Sai che amo fare i video in cantiere piuttosto che stare lì dietro una scrivania a parlare come vedo tante volte fare. Oggi siamo venuti qui per collaudare una pompa di calore che vedi in fondo dietro alle mie spalle per una casa di circa 200 metri quadri su impianto a radiatori esistenti. Voglio fare questo video per fare un po' di chiarezza sul super bonus 110. Non è la mia materia, nel senso che non voglio approfondire questa tematica, ma giusto per darti alcune informazioni base per poter essere autonomo e capire quale è la giusta procedura da fare. In questo caso abbiamo trasformato una casa a radiatori con una caldaia tradizionale a basamento in un edificio 100% elettrico, ecco. E cosa è stato fatto? È stato fatto l'impianto fotovoltaico, è stata fatta la batteria di accumulo, è stata fatta la pompa di calore, la colonnina di ricarica. Ecco, tutti quegli interventi trainati grazie alla pompa di calore che hanno permesso di arrivare al 110%. È stato tutto seguito con a zero CO2, quindi la ESCO di Legambiente, in modo da avere anche una tranquillità e una tutela da parte del cliente sulla corretta procedura, asseverazioni e sul buon esito della pratica. In questo caso, come in tutti i casi, come si è proceduto? Allora, si è valutato insieme al cliente da prima quali erano le opportunità e cosa si poteva fare a casa sua. Non è passato nessun venditore in questa casa per dire: guarda, c'è il super bonus, metti su tutto, spacca tutto, tanto è tutto gratis, paga lo Stato. No, assolutamente no. Si parte dalle esigenze del cliente, quindi quali erano i suoi desideri, i suoi sogni, per poi trovare e costruire un abito su misura al cliente. Il cliente ha deciso da subito di staccarsi dal gas e quindi abbiamo studiato il fabbisogno dell'edificio, capire quanti kilowatt disperde l'edificio. Abbiamo poi valutato l'impianto a radiatore esistente per capire se questi radiatori potevano lavorare con una pompa di calore. In alcuni casi non è possibile, in tanti altri sì, quindi questa è una procedura da fare subito in modo da capire se è fattibile. Poi è stata calcolata la classe energetica dell'edificio, ma eravamo abbastanza sicuri che la casa faceva due salti di classe, quindi vabbè, quello lo davamo per scontato grazie al fotovoltaico e grazie alla pompa di calore. E una volta messo insieme tutta questa fattibilità, siamo passati alla parte esecutiva, quindi progetto esecutivo, pratiche in comune. Ovviamente prima è stata verificata la conformità urbanistica e catastale per capire che tutto sia stato a posto e se c'era qualcosa da sistemare è stato sistemato, per poi ovviamente fare la pratica in comune invece per realizzare l'impianto. A questo punto poi è stato realizzato l'impianto, è stato collaudato, ecco, se senti dei rumori sono le papere che girano per il giardino, e è stato collaudato l'impianto e siamo qui adesso per metterlo in funzione. Poi viene chiusa la pratica, fatta l'asseverazione tecnica, l'asseverazione economica, quindi che i prezzi rimangano all'interno dei prezziari. È stata fatta la valutazione tecnica per vedere che i sistemi installati hanno tutti i requisiti previsti dal decreto e poi viene chiusa la parte finanziaria con lo sconto in fattura. Ecco, in questo caso, come in diversi casi, il cliente non ha fatto completamente l'impianto gratis, ha messo una piccola parte, ovviamente minimale rispetto all'intervento che ha realizzato e ai benefici che ne comporta, quindi anche questo è da tener conto. E con questo video cosa voglio dire? Non voglio fare il tuttologo del super bonus 110% perché non è il mio mestiere e non cavalco questa onda perché adesso c'è la moda del super bonus. Ovviamente è una parte del nostro lavoro, ma come questo ci sono anche molte altre forme, tipo il conto termico, lo sconto in fattura del 65% e così via. Però voglio lanciarti il messaggio che seguire una procedura è fondamentale per partire correttamente e arrivare fino in fondo, perché tutte le cose si allineino e che tutti gli interlocutori, visto che col super bonus sono in tanti, devono essere allineati verso l'obiettivo comune di trasformare la tua casa, sfruttare questa opportunità, ma ovviamente nel modo più coerente e professionale possibile.
Ho scelto questa diapositiva, cioè un iceberg, perché il super bonus, veramente ottenere il super bonus, è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte del lavoro è sotto, è dietro, ed è tanto, molto di più di quello che si può vedere. Bene, vediamo allora tutti i documenti che servono per ottenere il super bonus del 110%. È un elenco non esaustivo, cioè è un elenco di massima, poi dipende dalla banca o dipende dal general contractor, oppure dipende da chi ti affiderai per le pratiche, però è un elenco piuttosto completo. È in ordine non per forza rigido, però ha un senso logico che noi di Sigillo Siculo reputiamo tale. E la domanda è: ma devi saperle tu queste cose? Cioè tu fai tutt'altro di lavoro, devi sapere tutte queste cose? Secondo me sì. Secondo me sì, perché il committente sei tu e il responsabile dei lavori per molti aspetti sei tu. Ovvio che non devi far tu queste cose, ma sapere ti dà la possibilità e il potere di conoscere e di agire di conseguenza. Un po' come le detrazioni fiscali del 730, devi sapere tu cosa portare in detrazione oppure no. Poi il 730 lo fai fare al tuo commercialista. Oppure se devi investire dei soldi, devi conoscere dove vanno investiti, oppure deleghi completamente ad occhi chiusi a qualcun altro. Non penso. Penso che nel momento in cui occorre fare scelte importanti, è bene conoscere cosa sta dietro, poi lo deleghiamo a chi lo fa di mestiere. Allora andiamo a vedere quali sono i passi da fare. Partiamo dalle verifiche tecniche. La prima verifica è quella catastale, cioè capire se nel catasto la tua casa risulta come è stata depositata nel catasto. E pari passo va anche la planimetria, cioè la planimetria depositata in comune. Occorre fare un accesso agli atti per capire se in comune la tua casa è stata progettata e depositata come effettivamente lo è, oppure se ci sono delle incongruenze. A questo punto bisogna raccogliere il libretto d'impianto, perché per fare il super bonus del 110% devi avere il libretto d'impianto del tuo impianto, dove ci sono tutti i generatori, eventuale addolcitore dell'acqua piuttosto che condizionatori, cioè tutti quei sistemi che fanno parte del tuo impianto. A questo punto si va a una dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica, in modo che ci sia un documento in cui viene dichiarato che la tua casa è a posto. E si passa poi ovviamente all'APE, cioè all'attestato di prestazione energetica dello stato iniziale, capire attualmente la tua casa in che stato si trova. E a questo punto poi non fare altro che passare all'analisi preventiva, cioè capire quali interventi occorre fare, quali interventi sei disposto a fare e conviene fare, capirne la fattibilità e verificare che con questi interventi si faccia il salto delle due classi energetiche come previsto dal decreto. A questo punto poi si passa alla fase di preventivi e di computi metrici, cioè un elenco di soluzioni, un elenco di attività, un elenco di forniture che permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi. Bene, una volta fatte le verifiche tecniche si passa in cantiere, quindi si va in cantiere, si verifica che il tecnico asseverante abbia la polizza assicurativa, elemento fondamentale perché tu possa essere tutelato sul fatto che ci sia qualche errore poi in fase di asseverazione. Si passa poi alla legge 10, quindi alla relazione tecnica, in cui viene definito il fabbisogno termico dell'edificio, viene inserito la tipologia di impianto, è documento indispensabile nel momento in cui vai a mettere mano agli impianti in casa tua. A questo punto poi si fa la pratica edilizia, che può essere semplificata in edilizia libera, una CIL, una CILA, una SCIA, un permesso a costruire, dipende dai tipi di intervento che vorrai fare. E a questo punto poi si passa anche al progetto esecutivo, cioè un vero e proprio progetto in cui viene indicato per filo e per segno tipologie, diametri, componentistica e tutto quello che serve per realizzare il tuo impianto. Poi si dà inizio ai lavori, quindi si comunica il comune l'inizio dei lavori in cantiere, si fa la parte della sicurezza, quindi l'eventuale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza deve definire il piano e comunicarlo all'ente competente, e alla fine si passa all'installazione. Ecco, come vedi, l'installazione viene fatta molto dopo aver fatto tutte le verifiche prima, altrimenti c'è il rischio di incorrere in sanzioni, in problemi oppure bocciature della pratica.
e poi ovviamente il collaudo per attivare l'impianto e farlo funzionare. Una volta realizzato il tutto si va alla fase di chiusura, che non è per niente semplice. Infatti la fase di chiusura prevede la dichiarazione di fine lavori all'ente competente, quindi dichiarare che i lavori sono stati ultimati. Si fa poi l'APE post intervento, cioè l'APE una volta ultimato l'impianto, in base a quello che si era fatto prima, no? In fase di simulazione, inserendo in questo caso però tutti gli interventi realmente eseguiti. Si passa poi alla raccolta delle fatture e del computo metrico con le quantità realizzate, quindi un documento dettagliato che definisce tutto quello che è stato realizzato, che serve a livelli fiscali. Si fa la relazione finale comprensiva di collaudo ed asseverazione del salto delle due classi, quindi l'asseverazione tecnica, e una segnalazione certificata di agibilità, non prevista in tutti i casi però, l'asseverazione secondo il modulo dell'allegato 1, comma 13 dell'articolo 119, cioè l'asseverazione dei prezzi che devono rientrare all'interno dei prezzari dei piuttosto che i prezzari regionali, oppure la creazione di nuovi prezzi nel qualora non ci sia l'elemento all'interno dei prezzari appena citati. E alla fine si fa poi la pratica Enea, che è la scheda dati sulla prestazione energetica, la scheda informativa, e si raccolgono le ricevute informatiche delle pratiche inviate all'Enea. E solo per chi invece non usufruisce dello sconto in fattura ma si avvale della cessione del credito, occorre passare poi al visto di conformità da parte di un commercialista, CAF o ente abilitato, e la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Anche questo è un'attività del tutto fiscale. E solo alla fine arrivi a vivere senza gas e a goderti la tua casa 100% elettrica e a raggiungere il sogno come questo cliente che riceve un SMS dal fornitore del gas che sarà staccato per sempre, quindi smetterà di ricevere le bollette del gas per il resto della sua vita. Bene, allora spero di averti dato qualche spunto in più su come gestire il super bonus a casa tua. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Sigillo sicuro, la tua casa 100% elettrica.